Tora. Per Ages 3 vittorie e 3 sconfitte, casalinghe nel girone d'andata, tutte le 3 sconfitte sono arrivate qui al Parasport Benedetti. Mi sbilancio, oggi è arrivato il momento di ripartire al Maranga con una vittoria. Assolutamente sì, deve ripartire Udine con una vittoria. Penso che la sconfitta contro Bergamo ha lasciato un po' di amaro in bocca al pubblico friulano, che oggi si aspetta una grande partita dai suoi giocatori. Primo possesso per la GSA, Joel Zacchetti premia l'uscita dai blocchi di Andrea Piazza, Poltroneri in punta, da 3 punti Davide Poltroneri, l'ombra del partito a Crema, ha cominciato con lo stesso passo di una settimana fa. Sapete che uno dei miei preferiti, ho letto di qualche critica nei suoi confronti, sono stato molto contento che abbia segnato un canestro importante, anzi decisivo, a Crema. Sono sicuro che oggi farà una grande partita. Dall'altra parte Meschino subito risponde, Pamper Focaccia, 3-3 il punteggio dopo circa 45 secondi dall'avvio del match. Davide Poltroneri nel cuore dell'area, classico step back, non va a primo ferro, poi c'è il fallo della difesa, ovvero di Squeo contro Joel Zacchetti, rimessa in attacco forse dal lato corto per la GSA con 14 secondi sul cronometro di 24, se è così, altra sfida nella sfida oltre a quella definita. C'è un altro Lex di turno, mi sono dimenticato io, sono stato tratto in inganno dal nome della società, perché adesso il luogo è Alto Sibino, non più Costa Volpino, ma è Andrea Piazza che ha copiato con 100 anni. Giusto, giustamente, cioè, l'ex anche dall'altra parte, proprio Andrea Piazza attacca a 100 anni e lo costringe al fallo. La formazione della Vivigas, che comprende un insieme di paesi, no? In prossimità del lago d'Iseo, della parte nord del lago d'Iseo. Rimessa in attacco per la GSA da Poltroneri a Di Vicaro, su quale subito ha copiato Riccardo Truccolo, ovvero il presente e il passato della GSA. Gian Zacchetti viene raddoppiato, ribaltamento in alto per Piazza, da 3 punti non va Andrea Pilotti, recupera rimbalzo e ne mette 2, Udine 5, Alto Sibino 3, 8 minuti, 44 secondi alla fine del primo quarto. Molto ben giocata dentro fuori a parte di Udine, buon tiro di Andrea Piazza che ha trovato Pilotti a rimbalzo d'attacco, ottima azione di Udine. Riccardo Truccolo tiene vivo il possesso, Meschino, altro giro, altra corsa, stavolta a Nelbor e la palla viene recuperata da Joel Zacchetti. 8 minuti, 25 secondi, alla fine dei primi 10 minuti di gioco. Di Vicaro subito da 3 punti, non va, Joel Zacchetti spintona via Squeo, commette poi infrazioni di passi, forse c'era un fallo in attacco di Zacchetti. Sì, più fallo d'attacco che infrazione di passi per Joel. Abbiamo visto subito 2 tiri a 3 punti di Meschino, che è il giocatore che ha beneficiato più di tutti della partenza di Filiberto Dri, perché da quando è rientrato è andato via appunto il giocatore friulano. Meschino è tornato in quintetto, lui è il capitano dell'Alto Sebino, è un giocatore molto importante perché può giocare dentro e fuori, ha un ottimo tiro, anche se l'ultimo è stato un airball. È soprattutto uno delle anime di questa squadra. Rimessa in attacco per la Vivigas, 8 minuti 5 secondi alla fine della prima frazione, 100 anni in palleggio, Planezzo taglia davanti al difensore, poi lo scarico nell'angolo è per Truccolo che mette la tripla e la Vivigas va avanti con due bombe. Sì, 2 tiri a 3 punti e zona adesso per l'Alto Sebino. Poltroneri torna in punta verso Andrea Piazza, viene ribaltato al lato, la palla poi finisce in post basso a Pilotti che sbaglia la conclusione, il tempo di Zacchetti però premia 100 anni che va dall'altra parte in palleggio, cerca di attaccare subito Andrea Piazza, non riesce ad avere un minimo di vantaggio in 1 contro 1. Planezzo, lo scarico per Squeo sulla linea di fondo, Squeo apre verso 100 anni, 10 secondi lo scadere, 24 100 anni da 3 punti, la mette anche lui ed è 3 su 4 da 3 per la Vivigas in avvio. La Vivigas ha nel tiro da 3 punti una delle sue armi e Udine dovrà stare attenta perché i tiratori di ospiti sono veramente molto molto pericolosi. Se 100 anni ruba un pallone e se prova ad alzare il ritmo della partita non deve lasciar correre gli avversari Udine. 100 anni, palleggio, se tiro non va in and out, ribalza per Joel Zacchetti, prende l'apertura Andrea Piazza, gioca controllato, 6 minuti 48 secondi alla fine del primo quarto, 5 Udine, 9 Alto Sebine, cerca di passare un secondo in terza, 100 anni contro Andrea Piazza nel pick and roll, Pilotti tiene il contatto, sbaglia la conclusione, Joel Zacchetti non riesce a recuperare il rimbalzo, prende l'apertura 100 anni, tiene il ritmo alto, Truccolo contro Di Vicaro, la palla viene persa, recupero per Andrea Piazza, in 1 contro 3, l'architetto dietro la schiena, l'architetto fino in
fondo, la magia di Andrea Piazza. C'è canestro, c'è il fallo, gioco potenziale da tre punti. Sì, l'azione precedente aveva perso un brutto pallone contro Centanni, si è subito riscattato Andrea Piazza, grande rubata e grande canestro e fallo in transizione, uno contro tre, non era facile anche perché gli altri suoi compagni non lo avevano seguito a rimorchio. Vedremo se Udine con questa azione del suo playmaker riuscirà a sbloccarsi e a trovare un po' di ritmo. È partita un po' sonnolenta la squadra di Luca Corpacci. Andrea Piazza completa il gioco potenziale da tre punti, GSA 8, Vivigas 9, 6 minuti, 20 secondi alla fine del primo quarto, sempre Centanni in palleggio contro la difesa uomo di Andrea Piazza. Riceve Meschino, il rifornimento è post basso per Truccolo, si stacca Pilotti, riceve ancora Meschino, Truccolo, fronteggia canestro, spara la tripla e la mette. Stanno cercando molto Truccolo in post basso contro Di Vicaro, probabilmente una situazione che l'allenatore di Alto Sebino ha provato in settimana, non una cosa abituale per la sua squadra questa. Sbaglia la GSA, rimbalza per la difesa, Centanni fa viaggiare il pallone verso Planezza, arriva a rimorchio, Square non riceve, riceve Meschino che fronteggia canestro contro Pilotti, ancora Meschino, ma c'è il fallo della difesa, quindi rimessa in attacco per la Vivigas. Per la GSA il secondo fallo di squadra, primo fallo di Pilotti. Ne ha tre invece di penalità di squadra la Vivigas, che comanda 8-12. Palla in campo verso Planezzo, si ritorna ancora in post basso verso Riccardo Truccolo, tiene Vincenzo Di Vicolo, poi Truccolo in allontanamento e sale a quota 8. Grande partita dell'ex da parte di Riccardo Truccolo, ha già segnato due triple, ha segnato due canestri da due triple e questo canestro. Gezzacchetti viene raddoppiato, lo scarico nell'angolo per Di Vicaro da tre punti, non va il bomber, un tiro comodo con Scorpacci chiamata e Mauta la prossima opportunità. Truccolo subito da tre punti e mette anche questa, ha tanto da voler dimostrare Riccardo Truccolo. Mi sembra motivatino Riccardo Truccolo. Udi ha trovato un altro buon tiro da tre punti, ancora con palla a Zacchetti e poi il ribaltamento sul lato debole, questa volta Di Vicaro completamente solo, non ha segnato, ma la situazione creata era molto molto buona. Come dicevamo all'inizio, Alto Sebino ha nel tiro da tre punti una delle sue armi principali, una squadra che gioca ad alto ritmo, che ha tanti attaccanti. Oggi non è ancora entrato in partita Centanni, ma Truccolo sta facendo le sue veci in maniera egregia. Udine non deve lasciare che gli esterni ospiti entrino in ritmo, perché altrimenti si gioca ai 100 punti e questo è il ritmo geniale per l'Alto Sebino. 17 subiti in 5 minuti sono decisamente troppi per la squadra di Luca Corpacci, che appunto ha chiamato time out per provare a fermare questo inizio dirompente della Vivigas. Volevo cercare almeno le cifre online, perché stando ai miei appunti la Vivigas sta tirando con 5 su 6 dall'arco di squadra, che è una percentuale elevatissima. Per adesso le cifre non mi assistono, poi daremo magari gli aggiornamenti al termine del primo quarto. Intanto la Vivigas allunga la difesa a tutto campo per far entrare la GSA con qualche secondo di ritardo nel gioco. Quintetti per ora invariati, Zacchetti si prende la conclusione dal mezzo angolo, a segno Joel Zacchetti. Udine esce per adesso bene dal timeout, meno 7. Sì, ancora una palla dentro a Joel, devono cercare di mettere la palla dentro i friulani, perché lì hanno dei vantaggi e lì li devono sfruttare. A maggior ragione visto che la Vivigas va sempre con un raddoppio, no, verso Zacchetti. Sì, assolutamente. Piazza cerca di punire la difesa che è passata in terza, non ci riesce. Rimbalzo conquistato dalla Vivigas, mentre è pronto Peppanello sul cubo dei cambi, diciamo così, per la GSA. Centanni fino in fondo, l'errore, il rimbalzo viene conquistato da Pilotti. 4 minuti, 15 secondi alla fine del primo quarto, GSA 10, Vivigas 17. Zacchetti ha sporcato, ha fatto alzare la parabola a Centanni, poi Pilotti è stato bravo a recuperare un rimbalzo. Fallo in attacco? Sì. Sinceramente me l'ho perso, vediamo di chi è il fallo. Mi sembra di Poltroneri. Sì, fallo di Poltroneri. E c'è il cambio per la GSA, si va con il doppio play come avevi previsto tu, fuori Di Vicaro, dentro Anello.
Adesso vedremo se Alto Sebino continuerà a dare la palla a Trucolo in post basso, visto perché il vantaggio è ancora più marcato il divario fisico tra Trucolo e Anello. Vedremo se il play campano riuscirà a tenere uno contro uno dell'ex. Meschino da tre punti non va, Squeo riesce a recuperare il pallone subito, Centani da tre punti non va, rimbalzo per Peppe Anello, uno dei più piccoli sul rettangolo di gioco. 3 minuti 40 secondi alla fine del primo periodo, Udine a meno 7, palla in mano, taglia davanti a Centani, Piazza non riceve, riceve Peppe Anello che va poi in post basso verso Gezzacchetti, viene spedito già il segnale di fondo, forse c'è il fallo, di sicuro c'è il canestro. Ottima giocata di Joel. Udine deve mettere la palla dentro, lì ci sono i vantaggi, lì non, nasce sempre qualcosa di buono quando la palla va a Zacchetti, o dei tiri aperti o dei canestri. L'errore per Avivi che si rimbalza per Poltroneri, è pronto Marco Mlinar da una parte e Belloni dall'altra per entrare nel match, così come Spatti anche per la Vivigas, oltre lo stesso Belloni. Anello si prende la tripla, non va, Gezzacchetti recupera il rimbalzo, esce con la palla verso Davide Poltroneri. Gezzacchetti per adesso sembra dentro la partita, ora se vuole giocare uno contro Squeo, Joel apre verso Poltroneri che mette la palla per terra, perde la maniglia, non la recupera Pepanello, alza la parabola tipo Mike Zolino, però scadono i 24 secondi, palla persa, cambio GSA, fuori i piloti, dentro Mlinar, dall'altra parte escono Planezio e Meschino, entrano Belloni e Spatti. Sì, vedremo l'impatto della panchina della Vivigas, che ha un ottimo quintetto ma dietro di solito non ha grosse cose. Belloni e il cambio del playmaker, un giocatore un po' più fisico di Centanni, è un giocatore che fa giocare la squadra, non un grande attaccante. E Spatti invece è un ottimo rimbalzista d'attacco, lo vediamo subito saltare contro Marco Mlinar che però fa un buon taglio fuori. Centanni si era preso la tripla, non l'ha mandata a bersaglio, nella fattispecie in questo momento mancano i riferimenti a Poltroneri, eccolo il riferimento per Poltro, lo scarico è per Mlinar, sbaglia però la piovra da sotto misura. Belloni va dall'altra parte in palleggio, uno contro uno contro Poltroneri, di reverse, Belloni non va, Spatti è molto lesto a rimbalzo, apre verso Trucolo che indisturbato ne mette un'altra. Ottimo rimbalzo d'attacco di Spatti e triple aperta per Trucolo che fa ancora canestro. Di nuovo zona per l'Alto Sebino. Per Riccardo Trucolo è la quarta tripla nel primo quarto, più 8 per la Vivigas. Mlinar contro Spatti, spende linea di fondo, Zacchetti apre verso Piazza che batte la prima linea, poi lo scarico per Mlinar che ne mette due stavolta. Ottimo penetra e scarica di Andrea Piazza, ancora una volta palla Gioia Zacchetti, la difesa deve stringere e poi palla fuori e Piazza ha trovato un'ottima penetrazione. Centanni piccolo l'alto con Squeo, resta Gioia Zacchetti, poi lo scarico nel angolo, sì, perché il tiro da tre punti di Spatti non va a bersaglio. Sono pronti Di Vicaro e Pilotti per sostituire, secondo me, o Poltroneri o Piazza e di sicuro Zacchetti per la GSA. Staremo a vedere. Pepanello in palleggio, poi lo interrompe contro la zona della Vivica. Sandra Piazza va in punta verso Zacchetti. Zacchetti però perde la maniglia, non ha voluto rifornire la sua sinistra. Pepanello voleva subito andare verso Mlinar. Tanto c'è fuori un attacco di Centanni contro Pepanello che ha capito dove voleva andare il suo avversario. Ha scivolato verso sinistra e ha preso sfondamento. Difesa di esperienza di Anello che ruba fallo a Centanni, il secondo per i playmaker della Vivigas, dato importante perché lui è un giocatore veramente fondamentale per gli ospiti, se lui non entra in partita non ne fa almeno 20, la squadra dell'Alto Sebino ha grosse difficoltà a portare a casa le partite. Questo secondo fallo è sicuramente un bonus che può giocarsi Udine, che adesso devo recuperare i 6 punti di svantaggio e provare a girare la partita. Fuori Centanni, dentro Di Gennaro per la Vivigas, fuori Zacchetti e Piazza per la GSA, è rientrato Di Vicaro e è rientrato anche Pilotti. Pepanello in palleggio per Pilo che fa saltare il difensore, Pilo palleggia, resta tiro, non va, il rimbalzo viene conquistato da Spatti. Pilotti forse avrebbe potuto fare un altro palleggio per cercare di battere la difesa. Riccardo Trucolo, lo scarico per nessuno, palla persa, rimessa GSA. 36 secondi, 70 centesimi alla fine, la Vivigas ha già esaurito il bonus, la GSA no, Udine a meno 6, 14 a 20.
mette un po' troppo per terra la palla. Udine deve giocare più dal passaggio, perché quando ha mosso la palla con velocità ha trovato sempre buone soluzioni. Attacco per Udine, Pepanello in palleggio, poi il consegnato ancora verso di lui da Piloti, pallone un po' statica per Agessa, 10 secondi alla fine dei 24, piccolo all'alto portato da Mlina, Pepanello, penetrazione Pepanello fino al capolinea, meno 4 per Udine, ora la Vivigas a disposizione, 13 secondi per completare il primo quarto. Udine però può commettere un fallo di squadra per impedire alla Vivigas di tirare, 6-5-4, trucco contro Poltroneri che spende un fallo, sì, a 4 secondi e 29 centesimi alla fine dei primi 10 minuti di gioco. Sì, buon fallo speso da Poltroneri, visto che la sua squadra non era ancora in bonus, ha impedito alla Vivigas di fare un buon tiro. Esce Poltroneri ed entra Bernardo Ciricciofolo per questi ultimi 4 secondi e 29 centesimi. Giustamente Ciricciofolo va sulla rimessa, è appena entrato, è freddo e va Pepanello in campo a difendere su un avversario. Sì, assolutamente, vedremo Udine se riesce a fare una buona difesa. Adesso ancora palla, Truccolo, c'è il fallo di Anello e Truccolo va a disposizione, 3 tiri liberi. È incredibile come entri Ciricciofolo dalla panchina, spedisca su un giocatore di movimento, la fattispecie Pepanello, che è più caldo, e commette fallo da 3 punti. Sì, non sono d'accordo sulla decisione di assegnare il fallo sul tiro da 3, perché siccome il fallo era prima, comunque un po' come sto bravo prima Anello a rubare il fallo a Centanni, adesso è stato un po' ingenuo a commetterne questo sul Truccolo, visto che anche il custode del Benedetti sapeva che la Vivigas sarebbe andata a cercare il giocatore con la maglia numero 14 per questo ultimo tiro. Truccolo fa 3 su 3, un secondo, 29 centesimi per Agessa, Pepanello da tre quarti campo, non va corto, finisce qui il primo periodo, Agessa 16, Vivigas 23.